Eccola qua. Eccola qua, vi si apre questo praticamente e potete prenotare la vacanza con noi. Piccolo punto, anche perché rimangono 65 posti, sono 80, è numero limitato. Noi praticamente che succede? Dalla prossima settimana non è che termineremo il programma, la maratona dura 12 ore. E dalla prossima settimana non è che termineremo il programma. Il programma pomeridiano dal lunedì al venerdì rimarrà invariato, mentre il serale, ragazzi, non ci sarà più, credo. Adesso sentiamo dalle ragazze, ma il venerdì, il sabato e la domenica faremo da lunedì a giovedì. Comunque, punto esclamativo vacanza, per andare a vedere tutte le indicazioni. La vacanza, ragazzi, in che cosa consiste? È una sorta di academy in realtà che facciamo, perché sarà praticamente 7 giorni e 6 notti nelle quali verrete con noi. Ci saremo io, Damiano, Manfre, Giulia, Harry, Fube, Asso, Sciscio. Chi viene delle ragazze, scusami? La Giuli, oltre ovviamente agli ospiti, ragazzi. Ogni giorno praticamente le giornate saranno tutte uguali a livello di organizzazione, ma poi diverse nei fatti. Gli appuntamenti sono la mattina, dove andiamo a fare attività fisica insieme per un risveglio muscolare, diciamo, anche perché poi la sera voi vi spieghiamo, che durerà indicativamente dalle 8 alle 9 di mattina. Dopodiché arriverà un catering esterno. Tra l'altro c'è una meme bellissima su Reddit che spiega la vacanza, però insomma ve la ripeto qua. Questo sarà tutto a base di frutta fresca, centrifugati. Dopodiché alle 10 ci spostiamo in un centro congressi, sarà a Rimini la vacanza, ragazzi, dove ogni giorno si alterneranno dei panel che terranno una lezione su un argomento specifico. Ci saranno gli autogol, ci sarà il Cerbero Podcast per quanto riguarda lo streaming, gli autogol ovviamente sul web 2, no? Quindi tutto quello che è una community Instagram, un canale YouTube, come formarlo ovviamente a livello sportivo. Poi ci sarà Nicola di Quei Due sul Server per quanto riguarda il mondo delle cripto, ci sarà Stefano Castiello per quanto riguarda il mondo dello sport e gli NFT, nuovi progetti interessanti. Poi ci sarà Schira, signori, che tra poco arriva, parleremo con lui di come sta cambiando il mondo del giornalismo, che magari anche qualcuno di voi vuole iniziare a scrivere con noi. Ci sarà l'opportunità anche con AU per tanti di voi di provare, perché comunque noi indicativamente a luglio dovremmo lanciare il magazine. E poi che succede? Si va tutti a pranzo, dopo 2 ore e mezzo, 3 ore diciamo di conferenza, e si va a mangiare, ovviamente vitto e alloggio, quindi pranzo e letto, ognuno mangia, si fa i cazzi suoi, se vuole anche fa un po' di autostima per una sessione d'autostima. Dopodiché alle 2:30, cioè alle 2, ci rispostiamo in una sala dove avremo proprio uno studio. Il podcast pomeridiano non durerà 1 ora e mezzo, ma durerà ben, anche per voi che siete a casa, 2 ore e mezzo, perché lì inizierà l'Academy. Cioè faremo una puntata io e Manfred con i nostri ospiti di un'oretta un po' più light, il calciomercato con Damiano, insomma tutti quelli presenti. E poi inizierà coppie di due, potrete fare un quarto d'ora, 20 minuti di podcast sul nostro canale. L'obiettivo qual è? Finiti 7 giorni, trovare i 2 nuovi volti della prossima stagione. Cioè io e Manfred ci saremo sempre, ma abbiamo idea di prendere un'altra fascia oraria anche, e vorremmo che, diciamo, lo decidiamo con la chat. Poi dopodiché cosa succede? Ce ne andiamo in spiaggia, ragazzi, stiamo in spiaggia fin verso le 8 praticamente di sera, in spiaggia alle 7:30 di sera torna il catering, ma questa volta alcolico, perché va bene la salute, però insomma siamo anche al mare, ci dobbiamo anche un po' divertire, no? Sempre incluso nel prezzo. Ci saranno situazioni particolari, perché vi ricordo che a Rimini c'è il locale di un noto tipster, nostro amico. Preparatevi, perché la sera sarà invece un po' più sgarro, ovviamente. Dopodiché che facciamo praticamente? Alle 9:30 di sera si va a mangiare, ovviamente, poi con calma alle 9:30 di sera ci spostiamo al campo, e tutte le sere in live streaming qui anche su Twitch il torneo ufficiale di calciotto. Chi vince? Dopo aver bevuto. Eh beh, ovvio. Vabbè, chi vince? Cioè vince chi arriva vivo praticamente a fine partita. Sarà uno spettacolo incredibile. Il costo, punto esclamativo vacanza, solo 80 posti, ne rimangono in realtà 65, è di 550 euro, ragazzi, per i primi 15 giorni. Ricorda le date che non hai dette? E la data è dal 18 al 24 luglio, ragazzi. 18-24 luglio a Rimini. Questo mica, forse voleva venire, no? I primi 15 giorni, adesso ne mancano 10 se non sbaglio, costa
550 euro, poi costerà 650. Ve lo dico, quindi affrettatevi se non avete ancora programmato le vacanze. È un bel modo anche di fare community e stare insieme. Ovviamente alla mail, se avete qualche dubbio, ocvsport@gmail.com. ok, punto esclamativo vacanza. Comunque c'è il link e lì c'è scritto tutti gli ospiti e tutto il programma della settimana, ragazzi, anche che bello l'hotel che ve l'andate a vedere, hotel, ragazzi, ovviamente con te, Dio bello. Io vi dico una roba, l'hotel ovviamente è un hotel 3 stelle, molto bello. Non abbiamo fatto è Romagna, è 3 stelle, una... bellissimo. No, non abbiamo, potevamo fare una roba tipo fare una pensione, invece no, è un hotel molto dignitoso, siamo tutti insieme. Romagna anche i 2 stelle sono belli, quindi outside, but you better buckle up. It's a wild ride. Welcome to the wild side. We gon' be shutting it down. Welcome to the wild side.